Ciao a tutti, nella videoricetta di oggi voglio preparare con voi uno spezzatino con succo d'arancia e latte. Per prima cosa prendiamo il nostro spezzatino, ci mettiamo un po' di farina, andiamo a fare questo lavoro qua, lo infariniamo bene, in questa maniera qua, ok? E adesso andiamo a rosolarlo. Il soffritto di cipolla e olio è quasi pronto. Adesso ci mettiamo il nostro spezzatino. Ok? Andiamo a provare tutti due pezzettini. Mescoliamo bene. In questo modo qua, vediamo ancora un po', e andiamo immediatamente a metterci il nostro succo d'arancia. Lo sto facendo vedere di qua perché voglio farvi vedere bene come avviene la cottura. Io adesso sto usando il multicooker, comunque in una pentola, fate la stessa identica cosa. Se avete multi cooker come me, adesso chiudete il coperchio. Se invece avete una pentola, mettete il coperchio sulla pentola e aspettate qui 5-10 minuti in modo che la carne assorba bene il succo d'arancia. Eccoci qua, la carne ha preso un pochettino di colore, praticamente il succo dell'arancia ha fatto in modo che si caramellizzasse un pochettino attorno alla carne. Scusate, c'è un po' di vapore, ok? In questo momento adesso andiamo ad aggiungere il bicchiere di latte. Ok? Diamo ancora una mischiata e cuociamo per 35 minuti. Ed ecco qua il nostro spezzatino all'arancia e latte, buonissimo, solo pronto da gustare. Sembra un accostamento particolare, ma è veramente buono. Ciao a tutti!